Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e lasciate ovviamente un like anche al video. Dunque, siamo qui e davanti delle statistiche ho deciso di fare questo video per fare un po' di ordine, ma spero che la Juve possa andare avanti per farne altri. Cioè, questa è una rubrica che le statistiche dei nostri avversari, soprattutto in fase di Champions League, credo che siano una cosa molto molto interessante. Ieri, uscendo dal sorteggio, ho notato che la Juve negli stadi dove dovrà giocare i gironi di Champions effettivamente non ha mai vinto. Allora ho detto, perché non fare un video riassuntivo delle statistiche della Juventus visto versus le nostre avversarie in Champions, cioè lo storico. E dunque ho deciso di fare questo video. E cominciamo subito con l'Atletico di Madrid, anche perché inizieremo il nostro cammino in Champions proprio con l'Atletico Madrid. La Juventus con l'Atletico Madrid non ha uno score particolarmente come posso dire, esaltante. Abbiamo giocato con l'Atletico Madrid tre competizioni alla fine, due ufficiali e una amichevole, cioè la Coppa delle Fiere, la Champions League e l'International Champions Cup. I maggiori successi li abbiamo avuti sicuramente globalmente in Coppa delle Fiere. In Champions League non è che abbiamo avuto molta fortuna con l'Atletico Madrid, ma adesso facciamo un rapido riassunto. In casa con l'Atletico Madrid abbiamo giocato 5 volte con un pareggio 0-0, ve lo ricorderete, c'era Allegri in panchina, primo anno di Allegri, quel girone che poi ci portò a Berlino in finale. Le altre fortunatamente le abbiamo vinte tutte. La prima nel 1963 battemmo appunto Atletico Madrid 1-0, poi nel 65 battemmo l'Atletico Madrid 3-1, sempre nel 65 partita a campo neutro. La Juve vinse 3-1, anche se non è definita in casa, perché giocammo in un campo neutro, anche se giocammo appunto al comunale uno spareggio, ma lo giocammo in casa, vincemmo 3-1. E poi, ovviamente, nel 2019 abbiamo vinto 3-0 e ce lo ricordiamo assolutamente tutto. Quindi partite che abbiamo visto giocare contro l'Atletico, soprattutto al comunale e allo stadium. Mentre invece la curiosità è che con l'Atletico di Madrid abbiamo giocato al metro. Abbiamo giocato, pensate, a Madrid con l'Atletico in 4 stadi diversi. Abbiamo giocato nel 64, abbiamo giocato al Santiago Bernabeu e abbiamo vinto 2-1. Questa è l'unica vittoria nello stadio, diciamo fuori casa, contro l'Atletico di Madrid. In particolare in quella partita la decisero Dell'Omo d'Arme e Menichelli. Beita trovò il gol del 2-1, ma non servì a ribaltare il discorso. Perdemmo poi l'anno successivo 3-1 al Metropolitano, quello che poi è stato buttato giù e rifatto, quindi quello che adesso, dove adesso sorge il Wanda Metropolitano, allora era solo Metropolitano di Madrid. Perdemmo 3-1. Perdemmo 1-0 nel 2014 al Vicente Calderone, ce la ricordiamo tutti, e abbiamo perso 2-0 l'anno scorso proprio al Wanda Metropolitano. Ora l'Atletico, come detto, gioca al Wanda Metropolitano, stadio sicuramente all'avanguardia, uno degli stadi, definito uno degli stadi migliori del mondo per quanto riguarda le innovazioni, diciamo. Poi ovviamente c'è l'amichevole che abbiamo fatto quest'estate a Stoccolma, dove abbiamo perso 2-1 con l'Atletico Madrid appunto in Svezia, ma tant'è, quella era una partita amichevole, quindi non rientra nelle statistiche ufficiali. Sicuramente se ricordiamo la Juve Atletico ci viene in mente subito comunque il 3-0 con la quale l'anno scorso abbiamo fatto un rimontone incredibile. Vediamo invece la seconda squadra che affronteremo in Champions League, ed è il Bayer Leverkusen. Il confronto col Bayer Leverkusen ne abbiamo solo due, non ci sono amichevoli, non ci sono tornei minori, c'è soltanto due partite, entrambe nel 2001. La prima partita è in casa, la Juventus batté 4-0 il Bayer Leverkusen, le reti furono di Trezeguet, Del Piero, Tudor e ancora Trezeguet. Per quanto mi ricordo, chi si ricorda, chi magari ha la mia età o è più grande di me, sicuramente si ricorderà, quella partita fu incredibile perché si doveva giocare il martedì. Poi per nebbia la UEFA decise di spostarla a mercoledì perché effettivamente c'era una nebbia onestamente ingiocabile. Anche mercoledì sera ci fu la nebbia, quindi abbiamo dovuto giocare la partita il giovedì alle 3. Che in Champions League è francamente, credo sia una delle pochissime partite di Champions League giocate col sole alle 3 del mattino, 3 del pomeriggio, quindi veramente molto 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 strano, diciamo.
Lo stesso anno, al ritorno, questa era la prima, pensate, la prima partita del girone. Alla quinta giornata, purtroppo, però ce la ricordiamo per altri motivi, perché perdemmo alla Bay Arena di Leverkusen, dove è l'unica partita che abbiamo giocato in quello stadio, che è all'avanguardia ancora adesso, figuratevi allora. E quella partita ci costò l'eliminazione con un turno d'anticipo. Le reti furono segnate da Butt, il portiere che tirava i rigori, pareggiò Tudor, poteva essere l'inizio di una buona partita, invece poi Bradaric al 71esimo e Babic al 90esimo ci fecero fuori dalla Champions. Eravamo nel girone, se non mi ricordo male, anche col Deportivo La Coruña. Ragazzi, vi dico che sto leggendo, ma non ci crederete, ma la maggior parte delle cose le sto ragionando a memoria, quindi se qualcosa mi sfugge abbiate pietà e pazienza, anche se ho fatto delle ricerche non dovrei aver sbagliato granché, insomma. Veniamo invece dunque alla terza e ultima avversaria che andremo a affrontare alla Champions. Dunque, dopo Wanda Metropolitano e Bay Arena, giocheremo contro la Lokomotiv Mosca. La Lokomotiv Mosca anche lei è uno stadio innovativo, nuovo, o meglio è sempre il Lokomotiv Stadium, la Lokomotiv Arena, Lokomotiv Stadium, però rimesso a posto, adesso si chiama RZD Arena. È una squadra sicuramente, diciamo, la più abbordabile, anche se giocare in Russia non è mai facile, anche perché la Juve giocherà in Russia alle 7 di un mercoledì a novembre, quindi sarà una partita, immagino, nel freddo, quindi una partita da non sottovalutare. Anche con la Lokomotiv Mosca, come col Bayer Leverkusen, abbiamo soltanto due precedenti, ed è nella Coppa UEFA del 1993. La Juventus vinse in casa, e tra l'altro vinse 3-0 con reti di Baggio, Ravanelli e ancora Baggio a pochi minuti dalla fine. La curiosità è che il Dele Alpi per quella partita fu squalificato e quindi la Juventus giocò a Renato Dallara di Bologna. Comunque la Juventus vinse 3-0 e ipotecò subito il passaggio del turno, che poi concluse in maniera trionfante a Mosca, vincendo 1-0 proprio allo stadio Lokomotiv grazie alla rete di Giancarlo Marocchi al 53esimo. La Juve passò, e curiosità, la Coppa UEFA, insomma, poi con la squadra lì, come sapete, in giro di pochi anni vinse veramente quasi tutto, insomma, perché poi alla fine la Juve vinse Coppa UEFA, Coppa Campioni, quindi insomma sappiamo benissimo quanto, come si dice, quanto quella squadra lì poi vinse in Europa, anche se quella Coppa lì in particolare la vinse l'Inter poi in finale contro il Salisburgo. Noi quella Coppa lì uscimmo con il Cagliari. Bene ragazzi, a me ha fatto piacere fare questo video, dunque affronteremo tre stadi di nuova generazione, il Lokomotiv Stadium, l'RZD Stadium, la Bay Arena e il Wanda Metropolitano. Sono tre stadi di ultima generazione dove la Juventus giocherà questa coppa. Spero che vi sia piaciuto questo video, perché è un video dove chi ha memoria storica o chi ama le statistiche come me credo che faccia piacere. Per chi non conoscesse queste cose, sono felice ovviamente di parlarne, perché amo veramente, letteralmente, questo tipo di lavori, perché mi piace statistiche, mi piace vedere quando una squadra pianta una bandierina in uno stadio dove non ci aveva mai vinto, mi piace veramente particolarmente, e proprio per questo sono contento che la Juve sia capitata in un girone con tre squadre che magari ha già affrontato in partita ufficiale, ma dove non ha mai vinto in questi stadi, perché non ha mai vinto al Wanda Metropolitano, non ha mai vinto alla Bay Arena e non ha mai vinto alla RZD Arena di Mosca. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!